Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. In questo momento così delicato, fragile, di sofferenza, siamo raggiunti nelle nostre case da questa preghiera. Siamo raggiunti dal volto di tenerezza della nostra Madonna dell'Aiuto, che ancora una volta ci offre la persona più preziosa, il suo Figlio Gesù. Entriamo così nelle case del primiero, del Vanoi e del Mis con la preghiera di noi tutti i sacerdoti, celebrando l'Eucaristia per ciascuno di noi. Per celebrare così degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo dal cuore del Signore misericordia e perdono. Signore, canterò per sempre l'amore del Signore.
siamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatto. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Canterò per sempre l'amore del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriva, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Canterò per sempre l'amore del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, salvi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Grazie a Dio. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva perché io non abbia più sete. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a far provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua.
le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che voi non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano, Dio in spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi, o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano con lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbi, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario, e chi raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisce insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da lui, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Cari amici, attorno al Pozzo di Giacobbe, in questa domenica di Quaresima ci siamo tutti. C'è l'umanità intera, le nostre famiglie, stanchi, pieni di paura, con molte domande nel cuore. Una in particolare: che cosa sarà di noi, della nostra vita? Mai avremmo immaginato di trovarci così. Eppure, a quanto
questo pozzo c'è una sorpresa, c'è il Signore Gesù. La nostra stanchezza era sua e scopriamo nuovamente che il Signore Gesù in quest'ora si ferma in mezzo a noi, si siede con noi, sente che gli urge nel cuore il bisogno di stare con noi. E allora a questo pozzo che è la vita di ciascuno di noi, delle nostre famiglie, del mondo intero, avviene un gioco di sguardi, lo potremmo dire quasi una trama d'amore. È mezzogiorno, nel momento più alto dell'arsura e della calura, e il Signore si ferma. Tornerà a fermarsi ancora una volta a mezzogiorno sulla croce per ciascuno di noi. Gesù fa una richiesta alla donna: dammi da bere. La sete che Gesù ha nel cuore non è solo una sete fisica, ma è la sete di poterci incontrare, di poter stare con noi. E la donna rimane toccata da questo sguardo d'amore del Signore e rivolge a Gesù domande importanti. In questo mezzogiorno di paura e di dolore, anche noi come lei, dobbiamo ammettere che abbiamo una sete d'amore, però alle volte il nostro amore è stato disordinato. Siamo andati in cerca di pozzi, però in realtà l'acqua non era pulita. È venuto meno alle volte il perdono nelle nostre case. Ora che non possiamo abbracciarci, quante volte abbiamo evitato di abbracciarci? Quante volte abbiamo usato parole non belle? Quante volte abbiamo preferito guardare dall'altra parte? Ora che non ci è dato di poter venire in chiesa, scopriamo quante volte non ci siamo preoccupati di assicurare alle nostre famiglie il pane della vita. Però ci sorprende sempre l'atteggiamento di Gesù: non condanna, ma rilancia. Donna, se tu sapessi chi sono io. Lasciamoci intenerire da queste parole del Maestro. Sono le parole quasi di due innamorati. Se tu sapessi chi sono io, se tu sapessi il dono che ho per te, saresti tu a chiedere e io te lo darei. Ecco, come famiglie, ai nostri ragazzi, ma soprattutto a noi sacerdoti, Don Carlo mi ha brontolato anche qualche minuto fa: se noi davvero sapessimo chi è il Signore, il dono che ha in serbo per la nostra vita. Dio non smette di amarci, Dio mi ama sempre. Gesù si offre a noi come l'acqua viva, per idratare la nostra vita di amore. Però l'amore, quello vero, l'amore che si consuma fino a dare la vita. E mentre la donna tenta di far scendere il secchio nel pozzo, Gesù scende nel cuore di lei, così come questa sera scende nel cuore di ciascuno di noi. Credimi, donna, è giunto il momento. Ed è questo. Cari amici, non è il momento dell'ira di Dio, ma è il momento in cui sentiamo vivo il bisogno, la nostalgia di tornare alla sorgente.
credi, tu primiero, vanoi e mis, per te sacerdote, è giunto il momento ed è questo di tornare alla sorgente e sentire per la nostra vita le parole di Gesù. Sono io che parlo con te. In questo tempo di pausa forzata scopriamo il gusto della parola di Dio, il gusto dello stare insieme in famiglia. È nato da parte di tanti davvero una fantasia nel ricordarci gli uni gli altri. Sono io che parlo con te. E noi gustiamo questo Emanuele, il Dio con noi, attraverso il volto di uomini e donne, anche nella nostra valle, che con dedizione, impegno e sacrificio si adoperano per prendersi cura della vita, della nostra vita. Sono io. In tutti i nostri paesi alle 18 sentirete suonare le campane. Sappiate che noi sacerdoti stiamo celebrando l'Eucaristia qui alla Madonna dell'Aiuto. Purtroppo non potete essere presenti fisicamente, ma vi invitiamo ad unirvi a noi spiritualmente, piccoli e grandi, con la preghiera. I banchi della Chiesa, anche questa sera, sono vuoti, ci sono i nostri sacerdoti, ma l'essere una Chiesa vuota è solo un'impressione fisica. Ci siete tutti. Sono qui sull'altare del Signore gli anziani delle nostre case di riposo, i nostri ammalati, chi si sente solo, voi ragazzi, con la vostra mamma e il vostro papà e i vostri nonni, chi in questi giorni si adopera per prendersi cura della nostra vita. Tutti portiamo all'altare del Signore, lasciandoci raggiungere dallo sguardo della nostra Madonna dell'Aiuto. Da quegli occhi raccogliamo dolcezza perché giunga a ciascuno di voi la forza che Dio solo ci può donare, in attesa di poter suonare a festa le campane, che è giunto il momento della risurrezione e della vita. Rinnoviamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera del suo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto nostro mandato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è amato e glorificato, e ha parlato con il mezzo dei profeti. Credo
regno e potrà. Amen. Vi invitiamo a pregare anche in casa dicendo insieme: vieni Santo Spirito. Vieni Santo Spirito. Per la Santa Chiesa, assieme a Papa Francesco nel 7° anniversario della sua elezione, al Vescovo Lauro e a tutti i Vescovi, sappia essere sacramento della presenza e della fedeltà del risorto in questo tempo di epidemia. Preghiamo. Vieni Santo Spirito. Gesù, stanco per il viaggio, sosta al pozzo di Giacobbe e dialoga con la Samaritana. Perché ogni uomo e ogni donna riscopra nella propria vita la vocazione ad essere fratello e sorella di chi gli vive accanto. Preghiamo. Vieni Santo Spirito. Per gli anziani, gli ammalati e per le persone più fragili. Perché una mano amica si faccia al prossimo a loro, aiutandoli a non sentirsi mai esclusi ed abbandonati. Preghiamo. Vieni Santo Spirito. Per gli operatori sociosanitari, servi in prima linea in questo tempo di epidemia. Sentano il calore e il sostegno di tutti i cittadini. E scoprano come importare il bene agli altri, doni serenità e pace alla propria vita. Preghiamo. Vieni Santo Spirito. Il volontariato diventa una chance necessaria in questo tempo di coronavirus. Ognuno si senta responsabile per il bene di tutti. Preghiamo. Vieni Santo Spirito. Per tutti i nostri fratelli defunti, per quelli per cui è stata chiesta questa Eucaristia, per quelli che portiamo nel nostro cuore e che vogliamo raccomandare alla misericordia di Dio Padre, tutti siano ricompensati con la vita eterna. Preghiamo. Vieni Santo Spirito. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Egli chiese alla Samaritana l'acqua da bere
d'accendere in lei la fiamma del tuo amore. E noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie e uniti agli angeli celebriamo la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Per Padre la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre.
liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Pietà di noi.
nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria. Fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente del sacramento che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Amen. Ci rivolgiamo con la preghiera alla nostra Madonna dell'aiuto. O Madre dell'aiuto, Madre di Dio e Madre nostra, ci rivolgiamo con fiducia a te, che nel corso della tua vita su questa terra hai sperimentato giorni di emergenza e giorni di preoccupazione. La tua fede è stata messa a dura prova, ma non hai mai smesso di fidarti di Dio. È per questo che il tuo Figlio Gesù, nell'ora suprema del Calvario, ti ha dato quale madre a noi e a tutti gli uomini. Madonna dell'aiuto, ottienici dal Signore fede, speranza e carità. Sono giorni carichi di preoccupazioni quelli che viviamo. Un morbo maligno si è infiltrato in molte nazioni e di mezzo a noi. Mettici la tua mano materna, affinché non siamo sopraffatti dal male. Consola e guarisci quanti ne sono colpiti. Conforta con la tua presenza coloro che più soffrono negli ospedali, nelle case di riposo e nelle nostre case. Invoca ancora per tutti il dono dello Spirito Consolatore. O Madonna dell'aiuto, sostieni nella fatica i tuoi figli impegnati nel curare l'ordine pubblico a protezione di tutti. Coloro che si adoperano per i malati, dona forza, bontà, salute e pace. Madonna dell'aiuto, insegnaci l'arte di renderci amati. Nei momenti della tensione, suggerisci al nostro cuore parole buone che incoraggiano. Nell'ora della solitudine, ispira segni di sollecitudine per coloro che sono troppo afflitti. La delicatezza e il sorriso siano una seminazione di simpatia. Nelle decisioni infondi sapienza. Nessuno sia così preoccupato per se stesso da difendersi con indifferenza. Madonna dell'aiuto, sei sempre stata invocata dalla nostra gente in situazioni angoscianti. La nostra gente del Primiero, del Manoi e del Mis è sempre ricorsa a te e sempre hai risposto dissolvendo ogni preoccupazione e riportando serenità. Ti preghiamo, o nostra Madonna dell'aiuto, intercede ancora per noi presso il Signore. Siamo certi che Egli ti ascolterà. Donaci il tuo Figlio Gesù e noi, ancora e sempre riconoscenti per la tua materna protezione, con te esprimeremo ancora una volta l'anima mia magnifica del Signore e il mio spirito esulta in te, che sei il mio Salvatore. Amen. Madonna dell'aiuto, venga per noi. La benedizione di tutti i nostri sacerdoti entri nelle nostre case con un ricordo specialissimo da parte di tutti noi preti per coloro che in queste ore, in questi giorni, stanno anche accompagnando i propri cari alle porte del Paradiso. Per tutti, con tanto affetto, la nostra preghiera. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Ci benedica e ci accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.